Giornata nazionale dell'innovazione, un appuntamento importante per l'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani. In occasione di questa giornata sono stati presentati una serie di prodotti particolarmente innovativi realizzati da imprese presenti nei parchi tecnologici italiani. Il Quirinale ha fatto una selezione e con nostra grande soddisfazione sono stati tutti scelti prodotti innovativi realizzati da imprese del Polo Tecnologico di Navacchio e da imprese dell'altro polo toscano, da Pontec, quindi un'innovazione marcata a Pisa, possiamo dire, che rappresenta le giovani innovazioni sul territorio nazionale. L'attenzione particolare è rivolta sempre a valutare se le attività che sono messe in campo, se il lavoro che noi svolgiamo ha delle ricadute positive, e per noi la ricaduta significa la crescita. Questo sistema sta crescendo, quindi vuol dire che la direzione è quella giusta. Ci siamo domandati perché le aziende nel polo tecnologico negli ultimi anni hanno registrato, nonostante la crisi, abbiano registrato dei regolari trend di crescita, e la nostra risposta è quella che sicuramente un effetto positivo per questo è rappresentato dalle opportunità di cooperazione e collaborazione che il sistema produce, quindi questo è il risultato più importante. Portiamo, diciamo, a completamento, a sintesi anche la valutazione del trend di crescita delle imprese attraverso l'istituzione di premi. Vengono premiate le aziende nel corso dell'anno che si sono distinte maggiormente per trend di crescita occupazionale per fatturato, e quest'anno abbiamo anche introdotto un premio per il prodotto più innovativo che ha portato una crescita di mercato per l'impresa perché l'ha prodotto. Da diversi anni è in corso una collaborazione tra la Scuola Sant'Anna e il Polo di Navacchio. Quest'anno hanno affidato a noi la redazione del rapporto, e la cosa è stata per noi particolarmente interessante perché già studiamo le imprese high-tech della Toscana, per cui è stato utile per noi e probabilmente rilevante anche per il Polo affidare a noi questo studio. Quello che è emerso è che le imprese del Polo dal 2009 al 2010 sono cresciute un po' di più del resto delle imprese della Toscana. È un dato di fatto che le imprese che sono localizzate qui sono cresciute del 33%, che è più di quello che succede fuori dal polo, per cui questo sicuramente è un fatto rilevante. Poi il polo sa bene quali servizi offre e di quali servizi approfittano le imprese del polo. C'è probabilmente un mix tra economie di agglomerazione e servizi specifici offerti dal polo. È anche un tessuto che guarda per i vari scientifici tecnologici italiani, che sono una delle realtà che lavorano ogni giorno per cercare di supportare la crescita del nostro paese basato sull'innovazione. Un paese che cresce grazie al motore dell'innovazione. Noi lo stiamo facendo nella nostra piccolissima dimensione, i parchi sono presenti in tutto il nostro paese, da nord a sud, con quelle diversificazioni che sono tipiche della nostra Italia. Lo stiamo facendo introducendo il principio della cooperazione, della collaborazione, della eliminazione degli sprechi, della necessità di cooperare a un unico obiettivo. Lo stiamo facendo perché crediamo davvero che l'innovazione sia il nostro futuro. Blueberry di Tertium Technology è risultato il prodotto vincitore della sezione IP Innovazione di Prodotto, cioè la prima edizione della competizione del Polo Tecnologico di Navacchio. Esatto, sì. Blueberry è un sistema RFID, quindi un dispositivo in grado di identificare gli oggetti che sono etichettati con un tag RFID, che nella sua accezione più comune è un'etichetta adesiva con un piccolo microchip all'interno senza alcuna batteria. Di fatto questo piccolo portachiavi è in grado di identificare l'oggetto e di trasmettere le informazioni univoche di identificazione, ad esempio ad uno smartphone. Su questo principio tecnologico si basa tutta una serie di applicazioni, quali il controllo dell'originalità dei prodotti, il controllo di filiera, la supply chain, quindi una serie di funzionalità che poi vengono sviluppate non da noi che siamo produttori di hardware, ma da chi si occupa di produrre soluzioni e integrare soluzioni.